Well, thank God for the mountains. Thank Him for the valleys. Thank Him for the times He brought me through. If I never had a problem, I wouldn't know how that God could solve it. I would never know what faith in God do. Give me that verse again, please. I thank God for the mountains. Thank Him for the valleys. Thank Him for the times He brought me through. If I never had a problem, I wouldn't know how that God could solve them. I would never know what faith in God can do. I said, I thank Him for the mountains. Thank Him for the valleys. Thank Him for the times He brought me through. If I never had a problem, I would never know how that God could solve them. I would never know what faith in God could do.
could do. Oh, through it all. I know that song was written by Andre Crouch, and it was written when he was going through tremendous problems and difficulties, and in his heart of hearts he wasn't sure God would be with him, because you see, anytime you fail, touching every heart.
Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Amen, pace di Cristo, fratelli, Dio vi benedica e benvenuti a questa sera al podcast di Antioca di Torino e Milano. Vogliamo ringraziare il Signore per come possiamo avere questa opportunità. Oggi è mercoledì 13 giugno 2018 e sono le 20:04. Dio vi benedica per ogni uomo che è collegato in questo momento, che ci sta ascoltando da Torino e che ci stanno ascoltando anche dalla bella città di Milano. Voglio approfittare per un saluto al nostro caro pastore incaricato dell'opera della chiesa di Milano, Oreb di Milano, il nostro ministro Alessandro Bracuto. Pace di Cristo, fratello, insieme a tutti i santi che ci stanno ascoltando lì, che Dio ti benedica, che Dio ti possa dare veramente tanta forza. E qui voglio salutare anche tutti i fratelli che sono presenti in questa sera a questa riunione, al nostro fratello Giuseppe Famularo, il fratello Eugenio Verde, il fratello Giuseppe Luongo, il fratello Fabio Brocchetta, e con me c'è il ministro Brocchetta Bruno e il pastore Pedro Guzman. Dio vi benedica, fratelli, e prima di passare alla parola al nostro pastore, come facciamo e come vogliamo fare, preghiamo per chiedere al Signore che ci dia veramente direzione di quello che il Signore parlerà. Per chi ha già visto il titolo, è un titolo veramente che ha un certo peso, che è la responsabilità. Il Signore vuole parlarci e vuole istruirci su quello che Dio veramente ha per noi e per chi ci sta ascoltando e per chi ci ascolterà ovviamente dalle registrazioni e per chi anche ci sta vedendo in questo momento da Facebook, in questo video. Amen. Signor Gesù, Padre Santo, io grazie, ti ringrazio grazie, in questo grazie, momento, Signore, grazie per tutto quello che tu fai per noi, Signor Gesù Cristo, Signore, per come tu istruisci, Signore, veramente, papà, il tuo popolo, Signore, ogni uomo che è qui, Signore, benedici grandemente per chi ha il compromesso, Signore, che è venuto, Signore, per chi non ha potuto venire, Signor Gesù Cristo, Signore, per chi ci sta ascoltando, Signore, davanti alla tua presenza vogliamo mettere ogni passo, Signor Gesù, che sia illuminato dalla tua parola, Signore, e che possa parlare chiaramente in questa sera a noi, Signor Gesù Cristo, Signore, per una giusta direzione, Signore. Davanti alla tua presenza, Signore, il servo tuo che parlerà, Signore, dagli una parola, Signore, veramente rema, Signore, una parola che possa arrivare al cuore di chi possa, Signore, veramente approfittare di questa parola, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen, 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 pastore. Amen, pace di Cristo, cari fratelli, Dio vi benedica. È un appuntamento importante nel nome di Gesù, per chi sta ascoltando, per chi ascolterà in una data futura, la mia preghiera che il Signore parli al vostro cuore come un uomo di Dio, un uomo di valore, un uomo apostolico, nel nome santo di Gesù. E fratelli, una prima scrittura che forse guiderà il percorso di questa sera. Salmi 16, verso 11. In inglese, la prima parte del verso
la prima frase dice così nella versione amplificata: You will show me the path of life. In italiano, la versione Nuova Diodati, quella prima frase dice: Tu mi mostrerai il sentiero della vita. In your presence is fullness of joy. La seconda frase: c'è abbondanza di gioia alla tua presenza. E l'ultima frase, forse la più importante: in your right hand there are pleasures forevermore. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Ovviamente Dio è spirito e Dio non ha una mano destra. Ma a che si riferisce la mano destra? Alla giustizia di Dio, vuol dire Cristo Gesù, la manifestazione della sua giustizia per noi umanamente capirlo. Nella nostra limitazione possiamo capire Dio attraverso Cristo Gesù. Quindi la sua giustizia, la sua mano destra è importante. Dio è infinito, Dio è spirito, Dio infinito. Come può Dio infinito comunicarsi con l'uomo se non è attraverso la sua stessa manifestazione? Ricordate grammaticalmente, punto virgola, la prima frase è praticamente definita per la seconda. E qui abbiamo in italiano un verso che ha tre frasi divisa per due punto virgole. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. E tanta gente anche all'interno della Chiesa non si rende conto che la vita è un sentiero e il sentiero non è una crociera. La vita terrenale non è una vacanza al mare, una passeggiata lungo mare. E ovviamente la parola sentiero è come per dire tutto si può trovare nel sentiero. Tu puoi trovare tutto. Se il tuo sentiero è il mare, dovete affrontare nel sentiero del mare polipi, la mantarraia, di tutto. Se il sentiero è la giungla, già ti puoi immaginare che tipo di roba ti può trovare lì. Se il sentiero è navigare per l'Amazona, il fiume Amazona, non è il Po che tu puoi mettere la mano e è l'acqua fresca. E forse lì la mano non esce più, la mano te trova una bella piranha, 10 piranha con fame. Quindi, fratelli, se io devo camminare questo sentiero, io voglio camminare questo sentiero con il Signore un giorno alla volta. La mia nella limitazione mia umana devo vivere 24 ore e tutti abbiamo la stessa 24 ore, ognuno abbiamo delle responsabilità che fare e la mia vita se diventa il mio sentiero, il tuo sentiero. Allora questo verso dice: tu mi mostrerai il sentiero della vita. E se devo continuare per questo sentiero, io voglio che il Signore prenda cura di tutto ciò che accadrà in questo sentiero.
perché lui dice: c'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Vuol dire che nel sentiero tu non sarete solo, e nella tua presenza sicuramente il sentiero sarà meno sofferente. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Vuol dire, se la giustizia di Dio, se il Signore cammina in me, con me, potrei affrontare qualsiasi cosa accada nel sentiero della mia vita. E questo intrinsecamente implica che abbiamo una responsabilità, e la prima responsabilità che abbiamo è semplicemente ubbidire a questo che sta scritto. In che senso? Non vorrei mai andare al sentiero da solo. Ogni giorno dobbiamo percorrere un sentiero. Ho fatto il mio sentiero oggi, sicuramente Eugenio ha fatto il suo, Giuseppe ha fatto il suo, Bruno ha fatto, ognuno di noi ha fatto il percorso della giornata. Allora, c'è un sentiero senza la mano di Dio? Sì, ma è una decisione che tu prendi alla mattina, di andare al capo prima e iniziare il sentiero, o semplicemente salta a quello, ma dopo che arriva il problema state gritando per l'aiuto, e non necessariamente l'aiuto ci sarà. La responsabilità, abbiamo una grossa, una grande responsabilità davanti a Dio. E come posso apostolicamente applicare la scrittura alla mia vita? Perché se non l'applichiamo, allora stiamo fallendo nella nostra responsabilità. Ho ricevuto nella casa della Bibbia vari giorni fa questo, che sembra che, guarda che dice, per la ora che passa, riflessioni bibliche quotidiane, maggio, giugno, luglio, agosto. Il fratello Bruno leggerà, per chi sta guardando un Facebook, solo questa parte di oggi, che credo che è rilevante al punto dove sento del Signore arrivare. Oggi è mercoledì 13 giugno e la scrittura guida è Giovanni, capitolo 15, del verso 18 al verso 27. E il sottotitolo, il primo sottotitolo dice responsabilità personale. La seconda parte, inescusabile. Allora, fratello Enzo, a ver se tu puoi prendere una foto bene fatta così, con la luce, così la possiamo inserire subito in Facebook e si può vedere per chi sta guardando. E semplicemente con questo vorrei arrivare a un punto centrale sulla responsabilità. Salmi 16, 11, ripeto, tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Amen. Ok, fratello Bruno, mentre il fratello inserisce in Facebook, una volta che lui inserisce quella foto lì, inviatela in uomini nel gruppo anche WhatsApp, così l'abbiamo tutti. Ok, fratello, si può articolatamente leggere la prima parte, responsabilità personale. Amen.
In un'ottica di prevenzione, generalmente il consiglio dei medici è quello di fare dei controlli periodici per monitorare il nostro stato di salute. Quindi ogni tanto facciamo le analisi del sangue. Se i valori sono nella norma, va tutto bene. Ma se per esempio i valori della glicemia risultano un po' più alti del previsto, il medico probabilmente ci dirà di provare a cambiare tipo di alimentazione per evitare problemi più seri. Quell'esame ha rivelato un problema di cui non eravamo a conoscenza, ma da quel momento in poi la responsabilità di seguire i consigli del medico ricade su di noi. Lo stesso principio può essere applicato in relazione alla venuta di Gesù, il medico per eccellenza. Amen. Amen. Lo avete inviato già, fratello? In WhatsApp? Già l'ho inviato. Ok. Allora, la seconda parte. Amen. Il titolo dice inescusabile. Nel brano di oggi troviamo due espressioni molto simili. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa. Con queste parole, Gesù sta praticamente dicendo che la sua venuta, le sue parole e le sue azioni sono un check-up che ha messo in luce il problema fondamentale dell'uomo, il peccato. La responsabilità a questo punto è dell'uomo. Se crede in lui, ottiene la salvezza e guarisce da quella malattia mortale. Se rifiuta la cura, diventa inescusabile. Lo dice il seguito del verso 22. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Romani 1, dal 18 al 21. Quante persone intorno a noi, pur avendo ricevuto l'esito del check-up più importante, vanno avanti per la propria strada come se niente fosse e ne sottovalutano le terribili conseguenze. Preghiamo per la loro salvezza. Guariscimi, Signore, e sarò guarito. Geremia 17,14. Amen. Allora, questa ultima parte è molto importante. È il succo di come il Signore ha stato parlando al mio cuore in questa ultima settimana. Quante persone intorno a noi, avendo ricevuto l'esito del check-up più importante, di una maniera irresponsabile, posso aggiungere, vanno avanti per la propria strada come se niente fosse e ne sottovalutano le terribili conseguenze. Ma andiamo al di là della salvezza. Perché per chi già ha capito la salvezza e è in Cristo Gesù apostolicamente, perché avete un matrimonio in caos? Perché avete un lavoro in caos? Perché sembra che tutto è a posto, ma veramente dietro all'interno è veramente c'è confusione, non c'è chiarezza, non c'è direzione in ogni giorno. Se ogni giorno dobbiamo percorrere un pezzo di questo sentiero, perché sembra che neanche sapete che sentiero, dove siete o dove le decisioni che si devono prendere, qual è la posizione, dove siete? E sottovalutare questa responsabilità vuol dire dopo affrontare terribili conseguenze. La gente della psicologia dice quello che temete è quello che accadrà. Se avete paura di quello, quello è lo che arriverà senza fede. Non lo so se quello si capisce, ma... penso che è molto importante la parola responsabilità e collega questo pensiero con semplicemente andare al medico e fare il check-up e ti fanno l'analisi di tutto e per il sangue ti possono dire l'analisi se c'è qualcosa che non va,
il zucchero, il colesterolo, eccetera, eccetera, eccetera. Anche la prostata, per chi è più di 50 anni, se c'è un problema, allora esce là. Ma avendo ricevuto la luce, è possibile che un cristiano apostolico viva in confusione o viva dove c'è un punto dove non so che fare o come fare? Arriviamo alla scrittura più importante che sento condividere, è nell'Apocalisse capitolo 3, perché questo è un controllo del Signore che fa a una chiesa, alla chiesa di Sardi. Apocalisse capitolo 3 verso 1. E l'angelo della chiesa di in Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Il Signore le dice in questo analisi, in questo check-up, questo è l'esito dell'esame, questo è il risultato. Io conosco le tue opere, tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. È una pausa tipo nel Salmo, Selah. Non leggete più sotto, solo fermate lì. Il Signore dice: io so quello che state facendo, io so tutto ciò che sta accadendo in ogni sentiero, ma la gente te può vedere che tu stai respirando, ma fate attenzione che state morto. Vuol dire non sapete dove siete e non sapete dove andare. E a volte, fratello, ci sono delle situazioni che dobbiamo affrontare e non le affrontiamo. È una irresponsabilità. E dobbiamo prendere ogni situazione diversamente e dire: come posso io affrontare questa situazione? Il Signore non ci garantisce l'esito e il successo di ogni situazione, ma forse il Signore vuole allenarci con il nostro confrontare delle situazioni che dobbiamo fare. Il non farlo è come per dire: diciamo che siamo cristiani, pentecostali, apostolici, andiamo a lodare al Signore ogni domenica, siamo fedeli nella nostra decima, nella nostra offerta, in tutto ciò, ma durante la settimana non ci frega assolutamente niente. Sono troppo occupato al lavoro, sono troppo occupato con il mio mestiere, con il mio sentiero, la distrazione di qua di là. Che vede il Signore? Il Signore ha detto: io voglio che voi siete pescatori di uomini. Allora, se possiamo guadagnare un'anima senza una parola, veramente abbiamo una vita responsabile all'interno della nostra Chiesa. Noi siamo la Chiesa. Quando la luce arriva, è ovviamente perché c'è tenebre, e dove c'è tenebre c'è confusione, non si capisce nulla perché non vedete nulla. Allora, il fatto di avere la luce non vuol dire che tu avete agito. Semplicemente la luce ti marca dove siamo. Allora, se io le dico a lui: fratello Bruno, tu devi andare e sederti là, e lui rimane lì, mi domanda: c'è luce? Ma lui non ubbidisce. So, che significa la luce? Siamo battezzati nel nome di Gesù, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, siamo parte di una bella chiesa vincitore, ma con tutto questo siamo morti.
El Señor le está diciendo questo, una chiesa che salva, una chiesa che vincerà. E tutti quelli che Dio sta parlando, che dice che sono morti, sono salvi, secondo la scrittura, perché si hanno battezzato. Il Signore dice, fermate, che può morire. Secondo me siete morti. Allora, il verso numero 2 dice, sii vigilante e rafferma il resto delle cose che stanno per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordate dunque quanto hai ricevuto e udito. Servalo e ravvedetevi. Lì è l'uscita. Il Signore non va a darti un confronto e lasciarti a morire. Il Signore ti sta dicendo, oh, una via di uscita per voi uomini della chiesa di Torino, della chiesa di Milano, per chi sta ascoltando. E la via di uscita è prende cura delle mie cose, perché tanto vi ho dato, tanto vi sto dando, tanta rivelazione, tanto intendimento. Qual è il punto di questo, se non fate nulla? So, qual è il proposito della luce in la tua vita? Immaginate il mondo senza luce. Allora noi fratelli abbiamo la luce, ma con la luce dobbiamo agire, prendere la responsabilità di agire. Allora qual è la mia responsabilità? Inizia a casa, me davanti a Dio, dopo con mia moglie, dopo con mie figlie e dopo all'esterno. E dice la scrittura, continuando nel verso 3, Apocalisse capitolo 3, verso 3, ricordate dunque quanto hai ricevuto e udito. Il Signore misura quello che avete udito e quanto avete udito. Servalo e ravvedeti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro e non saprai a quale ora verrò su di te. Tuttavia hai alcune persone in Sardi all'interno di voi che non hanno contaminato le loro vesti. Esse camminerano con me in vesti bianche, perché ne sono degne. Se c'è qualcuno che sta camminando bene, imitatelo. Imitatelo. Quindi è questo test che fa il Signore non è un test fatalistico, è un test con una via di uscita. Il Signore sta dicendo, prende cura di questo. Abbiamo una grande responsabilità nel Piemonte, nella Lombardia, per i fratelli di Sicilia, per i fratelli del resto d'Italia. Ognuno risponda per la sua propria responsabilità, ma ognuno di noi abbiamo la responsabilità. E la dottrina è importante, è la luce, la base, il fondamento. Ma dopo di questa luce sta nell'agire, e nell'agire dobbiamo allora arrivare al Salmo 16, verso 11. Io non posso permettere di camminare in questo sentiero da solo. Ho bisogno del Signore prendermi per la sua mano. E la unica connessione che io posso avere umanamente per capire la immensità di Dio Spirito è attraverso Gesù, su manifestazione, che posso capire, che nella mia mente limitata posso intendere quello che devo intendere sul Signore.
Pace del Cristo, fratelli, questa era la prima parte di questo che ho nel cuore. Il resto continuerò a scriverlo via Facebook, potete trovare i commenti. Ovviamente non è il punto esaurire nessun punto, semplicemente quello che ho ascoltato del Signore, semplicemente lo sto condividendo con la Chiesa locale di Torino e di Milano, in principio con il liderato. Dobbiamo essere uomini di valori, vuol dire di valore, vuol dire di responsabilità. Ognuno prenda cura del suo sentiero e penso che è importante questo punto. Fratello Enzo, fratello Bruno, se c'è qualcosa da condividere, se no sono finito per adesso. Ho finito. Amen, pace di Cristo, fratelli. Voglio ringraziare il Signore per la parola. Quello della chiesa di Sardi è qualcosa che mi colpisce tanto, perché è la responsabilità di quanto uno ha tanta parola. L'abbiamo sempre ripetuto, fratelli, però il pastore voleva fare un esempio molto chiaro che a me è rimasto tanto nel mio cuore. Dice: a volte uno ha la luce perché ha la parola, sa quello che deve fare, però non lo fa per una maniera o nell'altra. Mi fa ricordare una delle mie, come si dice, cose che facevo alla in scuola, no? Sapevi che una certa materia, se non la prendevi dall'inizio e lo facevi volta per volta, arrivavi a un certo punto che sapevi delle cose ma non potevi completarla o finirla perché hai trascurato. E lo sapevi, e mi ricordo sempre che in settembre ero pieno carico di, come si dice, di buoni propositi, o okay, che lo faccio, poi rimandavo a mercoledì, poi rimandavo a venerdì, poi rimandavo all'altra settimana, e pian piano mi trovavo in dicembre già che ero indietro su due o tre argomenti e l'esame non potevo darlo, oppure non potevo fare il compito come doveva essere fatto. Però c'erano tutti i buoni propositi, si sapeva che la materia era difficile, si sapeva che era questo, è uguale anche per quello che stiamo parlando stasera, no? Dio ci avverte, Dio ci dà parola, sappiamo che se non lo facciamo andiamo incontro a certe situazioni, però si arriva a un certo punto che forse sei in tempo, forse non siamo in tempo, e quindi oppure è difficile recuperare, non impossibile ma difficile, perché arrivare all'estremo di questa situazione, che poi dopo quando si possono fare le cose più semplici e in un modo molto più, diciamo, progressivo, no? Perché mi rendo conto, fratelli, che quella parola procrastinare, dico lo faccio domani, lo faccio dopodomani, lo faccio fra una settimana, da domani inizio, da oggi inizio, prendo questo consiglio e incomincio a metterlo in pratica, è qualcosa che è veramente di brutto, e si rientra in quella categoria che si chiamano le persone stolte, perché lo stolto sa quello che è buono, sa quello che deve fare, ma non lo fa. Amen. Questo è il mio pensiero di stasera, di quello che ho potuto raccogliere e prendere. Passo la parola a Bruno. Amen. Pace di Cristo, Dio vi benedica. Nulla in particolare da aggiungere, solo riconosco la parola di questa sera, una parola molto forte, chiara, e dove il Signore appunto sta dicendo: fai attenzione perché le cose non vanno forse come tu pensi che stiano andando, no? Mi tocca questo verso dove il Signore dice in Apocalisse, dice verso 1, una parte del verso 1: io conosco le tue opere. A volte qualcuno pensa che il Signore non veda, no? Non fa caso al fatto che il Signore conosce tutto ciò che tu stai facendo. Dice: tu hai la reputazione di vivere, cioè per tutti sei vivo, ma in realtà sei morto. E questa è una frase molto forte, un avvertimento alla Chiesa, un avvertimento a ogni membro della Chiesa. Quando il Signore parla, il pastore parla alla voce del Signore, non è una voce tanto per parlare, ma è una voce che deve far meditare sulla nostra vita, no? E in che modo
Il Signore sta parlando alla vita di ognuno di noi. E non è un messaggio, non è un messaggio positivo per chi lo sta ricevendo, no? È un messaggio dove il Signore sta dando un avvertimento. In questo verso più avanti si dice: sii vigilante e rafferma il resto delle cose che stanno per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti a Dio. Più avanti dice però: c'è un'opportunità, abbiamo un'opportunità, la pazienza di Dio non si è esaurita. E ci dice: ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito. Penso che con queste parole il Signore ci stia dicendo: tante volte hai sentito questo, tante volte ti ho dato questa direzione, tante volte ti ho detto qual è il sentiero da seguire, ti ho mostrato la via. Sembra quasi che ti stai dimenticando tutto quello che hai imparato. E qui il Signore ti dice: a questo punto ricordati di questo e ravvediti, perché forse c'è qualcosa in te che non va. E collegato a questo mi è venuto in mente un verso che sono andato a cercare adesso, no? Che mi fa pensare, no? E deve far pensare ognuno di noi. In Osea, non so dov'è, sì, in Osea, il verso 4, il capitolo 4, il verso 6, dice in un certo punto, questa è una versione particolare, parla un italiano un po' vecchio, però detto in maniera molto più comprensibile, dice: perché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio. E quindi qua si collega a questo verso dove dice: siccome te la sei dimenticata, ricordati dunque di quello che hai ricevuto. Siccome tu ti sei dimenticato la legge del tuo Dio, sembra quasi che quello che hai imparato non l'hai ricevuto, così nello stesso modo dimenticherò i tuoi figli. E questa è una frase che veramente, quando l'ho letta questa settimana, mi ha colpito molto, perché veramente è come se il Signore dice: bene, adesso tu quello che dovevi ricevere l'hai ricevuto, questo che dovevi fare non ti stai muovendo, no, la Chiesa non si sta muovendo come dovrebbe muoversi, secondo quello che ha imparato e quello che ha ricevuto. E allora, se non avviene questo ravvedimento di cui si parla in Apocalisse, dice: io mi dimenticherò dei tuoi figliuoli, dei tuoi figli. E quindi semplicemente voglio dire che questo è un messaggio forte, un messaggio forte per la Chiesa, un messaggio che ci deve portare a meditare sulla nostra vita e sul sentiero che veramente stiamo seguendo. È un sentiero che veramente viene dal Signore, o un sentiero che ci siamo creati noi, e dove ci porterà? Non lo so. E niente, così voglio concludere. Qualcuna cosa da aggiungere, fratello Eugenio? Parla più alto, è vicino. Queste parole sono molto forti, a mio avviso, diciamo, lo sento un po' come un campanello, diciamo, un campanello d'allarme. Il Signore ci dice: il Signore non solo ci dà l'indirizzo, ma in queste parole ci dà anche come, che non solo ci dà l'indirizzo, ci dà anche come se fosse una seconda possibilità. Dire: guarda, stai morendo, però hai dei punti ancora di luce, quindi ti puoi riprendere, ti puoi ravvedere su questo percorso. E niente, solo questo volevo. Amen. Dio vi benedica, fratelli, e per questa sera abbiamo completato, vi salutiamo. Se avete qualche commento, un qualcosa, un sentire, vi raccomando, mandate un WhatsApp al nostro pastore o scrivete un'email a pastore@antioca.it. Fratelli, Dio ha parlato, e quindi mettiamoci all'opera. Amen. Dio vi benedica.